cosa è successo? Sì, brutta sconfitta, sembra una partita andata male, l'abbiamo preparata bene, sapevamo che era uno scontro diretto contro una squadra forte, tosta, con giocatori tutti, cioè giocatori forti. È un peccato perché ora era una bella opportunità, però siamo ancora là, siamo ancora vivi, quindi non è, cioè, è un peccato, però non è successo niente. Stefan, buon pomeriggio. Cosa è successo in occasione del primo gol? L'azione è partita dalle due parti. Sì, è una punizione, cioè una palla inattiva che secondo me un compagno la voleva tirare su un avversario, che l'arbitro non ha fermato il gioco e nessuno se l'aspettava, e sì, è andato un po' veloce così. Cioè, dal mio punto di vista è andata così, poi non ho ancora rivisto il gol. Quindi se è un po' un gol, cioè, ti lascia un po' di timore, sì. Senti, un'altra partita che hai giocato da esterno, ma tu non sei un esterno di ruolo. Insomma, questa cosa un po' ti disturba. Come interpreti questo momento dove vieni molto sacrificato per la causa? Non mi disturba, cioè io ho già parlato con il mister, questo ruolo non è il mio, diciamo, però comunque ci sono vari allenatori che mi hanno già fatto giocare là, sia Juric sia Ballardini, quindi diciamo che per la squadra io posso anche fare il portiere se il mister me lo chiede. Cioè, penso che ho dato tutto quello che potevo dare, se il mister mi vede bene là, mi devo anche devo prendere tempo per studiare bene questo ruolo e vediamo come va. Ecco, tra l'altro Omeonga, secondo me hai disputato un buon primo tempo, sicuramente, assolutamente sì. Sei stato tra i migliori. Ti volevo chiedere, nella ripresa la squadra si è un po' allungata, se andiamo a vedere bene, no? Nei due gol che hanno caratterizzato il match, è stato quello il problema, il limite? Sì, non abbiamo trovato le linee per uscire dal loro pressing e loro hanno sfruttato questo momento. Sì. Perfetto. Ti preoccupa il fatto che ora arriveranno due trasferte molto difficili, Salerno e Verona, sono squadre importanti del campionato, dopo questa sconfitta occorre reagire? Come ho detto prima, siamo ancora là, siamo ancora vivi. Quando fai questo inizio di campionato sai che tutte le partite saranno difficili, poi quest'anno la B è tosta. Io non sono preoccupato, abbiamo già dimostrato che potevamo fare risultati con grandi squadre, è ora di farlo, non possiamo sbagliare tanto, non abbiamo più tempo per sbagliare, che sia Salerno, Chievo o altre squadre, non possiamo guardare all'avversario, solo a noi.